non era proprio il tempo ideale per poter fare questa conferenza, ma il vostro numero sta a dimostrare il vostro interesse. Questa cosa, come centro di cultura, ci compiace moltissimo. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha concesso questa sala, altrimenti sarebbe stato impossibile poter contenere tanta gente nella sala biblioteca dove di solito ci riuniamo per le conferenze. Ringrazio anche il professor Fabrizio Cetti per averci dato la sua disponibilità a presentare questa sera le origini dell'universo. Noi come Centro di Cultura abbiamo già iniziato questa scoperta dell'universo visitando, attraverso un esponente del gruppo italiano, i telescopi dell'Osservatorio di Cerro Paranà nel deserto del Cile. È stata una proposta estremamente interessante che si è tenuta anche quella in questa sede, e quindi questa sera completiamo il giro con le origini dell'universo. In quell'occasione abbiamo visto che questo telescopio arriva fino ai limiti dell'universo, e questa sera vedremo quali sono state le origini. Io lascio la parola ora all'assessore Comuzzo, che ringrazio per la sua presenza, e grazie di nuovo a tutti voi. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, un benvenuto particolare al professor Cocetti. Devo dire, siamo molto molto onorati di averla qua, e per questo ovviamente ringrazio gli organizzatori di questo incontro. L'amministrazione comunale fortunatamente si avvale della collaborazione di queste associazioni: Circolo Culturale Cavalico 2000, il Centro Settettori per il Terzo Millennio. Sono tutte associazioni culturali che in qualche modo collaborano con l'assessorato alla cultura per realizzare degli eventi, e dico sempre, che sono di rilievo. La dimostrazione è l'incontro di questa sera. Tema davvero interessante, un ospite illustre, per cui siamo davvero onorati ad averla qua. Tra l'altro ho saputo che lei è il nostro concittadino, e anzi si potrebbe pensare a qualche forma di collaborazione, perché immagino che lei sarà sempre lontano, nel senso, no, lavorando a Roma, a questo centro ricerche Enrico Fermi, e chiaramente sarà poco qua, però avendo la famiglia qua, ecco, per cui senz'altro si potrebbe pensare a qualcosa, poter avere la sua partecipazione, il suo contributo, sarebbe molto bello, ecco, perché anche perché abbiamo intenzione di riaprire il mulino di Adegliacco, dove ci sono sempre state delle iniziative di tipo scientifico. Avevamo prima, fino al Covid, avevamo l'immaginario di Trieste. Adesso vorremmo invece che ci fosse qualche realtà locale che prende in mano, diciamo, questa struttura, però mantenendo un pochino questa impronta, carattere scientifico, per cui in qualche modo io le faccio già una proposta, una richiesta magari di qualche collaborazione nel tempo. Per cui grazie professore di essere qua, l'argomento è davvero molto interessante, grazie a tutti voi che siete qua e buon ascolto. Nel frattempo inizio ringraziando il presidente e tutti i componenti dell'associazione culturale che mi hanno invitato, l'assessore naturalmente, grazie, gentilissimi, e tutti voi che questa sera avete deciso di dedicare un'oretta ad affrontare un tema che è senza dubbio interessante. Allora, io ho materiale per parlare 4-5 ore, però diciamo entro l'ora cercheremo di finire. Ci sono delle giovanissime e giovanissimi qui che ci sono venuti anche e che stanno studiando il Big Bang proprio, ci dicono, quindi cercherò insomma di tenere un linguaggio il più possibile, diciamo, potabile per tutti. Più che altro ci sono dei ragionamenti dietro che mi interessa mettere in evidenza e cercherò di sottolinearli, quindi magari chi è stanco, anche se si distrae, quando insomma chiamerò l'attenzione, ecco, uno si sintonizza e magari una o due cose che possono essere interessanti le riusciamo a sentire. Quando uno si pone la domanda come è nato l'universo, la prima cosa è che la parte più importante è il punto di domanda. Cioè, nella fisica, così come nella vita,
Il problema è porsi le domande giuste, perché poi le risposte possono cambiare nel tempo. E più volte in fisica succede che uno si fa una teoria, ci sono degli esperimenti, dice vabbè ci abbiamo preso, e poi invece nella storia, io cercherò di mostrarvi queste cose un pochino, nella storia si scopre che poi uno invece aveva preso una cantonata, o che comunque la teoria era incompleta e che poi la realtà è molto diversa. Quindi il problema vero è essere continuamente a farsi domande, cercare di dubitare di tutto. Quindi molto spesso noi abbiamo delle conoscenze anche sul Big Bang, io inizierò dicendo che cosa non è. E allora la realtà è questa, che noi umani molte cose non le sappiamo. Molti non so sono sani, ok? Sono tante cose che non abbiamo capito. Poi per alcune cose abbiamo delle teorie che ci sembra che funzionano abbastanza bene, altre cose le abbiamo misurate. Allora la misura, diciamo, e qui Galileo Galilei, che col suo metodo scientifico ci insegna un po' come esplorare la realtà, la misura è il fatto che io ripetutamente, quindi più volte, riesco a fare lo stesso esperimento, ottengo lo stesso risultato, e allora un po' ci credo a quella cosa che vedo, dico succede sistematicamente, va bene, allora questa è la realtà, e poi vedo se questa corrisponde alla teoria. Se non lo fa, vuol dire che cambio la teoria. Vedremo quando parliamo delle equazioni di Einstein, della relatività generale, che anche lui ha fatto così. Allora, iniziamo da questa visione grafica della storia dell'universo. Allora, noi dobbiamo pensare così, che questo disco è dove siamo adesso, la Terra sta da qualche parte qui dentro, e questo è, se mi muovo in questa direzione vado verso il passato e verso la nascita dell'universo. In generale più mi muovo indietro meno so, questa è, diciamo, la regola generale. E nel corso della storia si sono fatte molte teorie per cercare di capire che cosa succede, perché ovviamente siamo tutti abbastanza curiosi, anche il fatto di essere comunque in tanti questa sera, perché uno dice ma cerchiamo di capirci di più. Adesso ne abbiamo una che pensiamo sia quella che, insomma, è ad oggi la più probabile. Non siamo sicuri che è giusta. Parleremo un po', ecco, di questa storia qui oggi. Allora, che cosa non è il Big Bang? Allora, ci sono delle idee errate sul Big Bang che arrivano anche da libri che uno ha letto a scuola. Allora, per esempio, uno è che uno pensa che sia la teoria giusta. Cioè, come è nato l'universo? Dal Big Bang. Ecco, probabilmente è possibile. Oggi pensiamo che, ma domani magari scopriremo altre cose e penseremo che non è così. Quindi questo spiraglio va sempre tenuto aperto. Una teoria che spiega abbastanza bene alcune cose, non siamo sicuri che sia giusta. Altra cosa, la teoria del Big Bang spiega il momento della creazione. Ecco, nessun momento della creazione, no. Su prima della creazione nemmeno. Quello che fa la teoria del Big Bang è che si occupa dopo, che cosa succede dopo. L'altra cosa, e ho messo il fuoco d'artificio apposta proprio perché l'immagine è sbagliata, è pensare che il Big Bang sia un'esplosione, una grandissima esplosione in cui poi la materia, l'energia si sparge in tutto lo spazio. Questo è sbagliato ed è una cosa diffusa però, perché uno pensa il Big Bang è proprio un'esplosione, è così, eccola. Allora, provando a dirlo con parole semplici, ma di fatto la teoria del Big Bang di fondo sostiene che l'universo in origine fosse più piccolo e più caldo, parecchio più piccolo e parecchio più caldo mano a mano vado indietro nella storia, e che si stia espandendo da miliardi di anni, circa 14 miliardi di anni fa, si pensa sia datata l'origine dell'universo, e da 14 miliardi di anni si sta espandendo. Ora, il punto è questo: il Big Bang è l'espansione dello spazio, e questo adesso ve lo mostro, vi mostro l'idea che ci sta dietro. Non è materia e energia che si espandono in uno spazio che c'è già. Ossia, cos'è falso? Esiste già lo spazio,
c'è tutta la materia, la massa concentrata in un punto piccolissimo, cioè esplode tutto e da lì viene fuori pianeti, stelle, cose mano a mano si formano e piano piano si allargano all'interno dello spazio dell'universo. Questo non è. Quello che è che c'era qualcosa che noi ci aspettiamo fosse piccolissimo, cioè che ci aspettiamo fosse di grandezza molto piccola, adesso vi mostro, che contiene lo spazio e si espande. Ve lo mostro. Allora, immaginiamo di fare questo esercizio adesso, di metterci ad oggi e di, questo è l'universo come è fatto, poi noi siamo nella Terra, la pensiamo al centro di questa sfera, okay? Vedete un cerchio, immaginiamoci una sfera, e questa parte qui è l'universo visibile. Cos'è l'universo visibile? È quello che io dalla Terra riesco a vedere, perché ci sono regioni dell'universo che in realtà nemmeno vediamo, perché sono così distanti e l'universo si sta espandendo e da lì la luce non arriva. Quindi c'è una sfera, in questo caso è un disco perché sto guardando piatto, dell'universo visibile. Allora, la prima cosa da notare è che lo chiamiamo universo visibile perché pensiamo, se noi siamo alla Terra, ci guardiamo intorno, ma non è diverso da altri pezzi di universo. Quindi la Terra non è che abbia qualcosa di speciale, non ha niente di speciale. Semplicemente noi, per convenienza nostra, siccome siamo noi che stiamo facendo questo studio, prendiamo questo disco che sta di universo, questa porzione di universo che sta attorno a noi, che è quella che noi in qualche modo possiamo esplorare, possiamo vedere. Allora, per rendere le cose un pochino più semplici, quindi per cercare di portarci dietro un pochino l'idea fondamentale, è: guardiamo la cosa in una dimensione sola. Sappiamo che ha tre dimensioni, qui l'abbiamo disegnata a due, facciamo finta che sia uno, ok? E prendiamo solo la larghezza dell'universo visibile. Questa dimensione qui sappiamo, abbiamo stimato anche quanto è, sempre non siamo sicurissimi, eccetera, però è circa 22 miliardi di anni luce. L'anno luce è una distanza, ok? Quindi all'incirca 92 miliardi di anni luce di diametro. Questo è l'universo che noi vediamo, quindi prendiamo una sola direzione, immaginiamo che sia in una linea, e l'universo distante sta fuori. Allora adesso facciamo così, andiamo indietro nel tempo. Come si fa andare indietro nel tempo? Dobbiamo guardare informazioni che stanno più lontane da noi. Ma se noi andiamo indietro nel tempo, questa è la situazione ricordata di sopra, quello che succede è che andando indietro nel tempo, siccome l'universo si è espanso, andando indietro si restringe. Quindi questa dimensione qui, questa larghezza, diventa un pochino più piccola. Dopodiché vado ancora più indietro e si restringe ancora, vado ancora più indietro e si restringe. Ora, quello che vedete è che se l'universo totale è molto grande, oppure è infinito, non l'abbiamo ancora ben capito, ok? Pensiamo sia molto grande, però potrebbe anche essere infinito. Se per esempio fosse infinito, anche all'origine dell'universo era infinito. Era infinito ma estremamente compatto. Poi nel corso di miliardi di anni, andando al contrario, si allarga, si allarga, si allarga, si allarga. Questo diventa, e torno indietro, il nostro universo visibile. Però era infinito già all'inizio. Questo è estremamente interessante. È solo per dire che quando ad esempio uno pensa al Big Bang come un puntino in cui è concentrata tutta l'informazione, allora che sia un puntino, diciamo, non lo si pensa, circa più nessuno, potrebbe essere qualcosa di molto piccolo. Qualcosa di molto piccola, dove era contenuta tutta l'informazione che poi si espande per miliardi di anni fino a dove siamo adesso. Uno per esempio, si può leggere anche nei libri, no? Che c'è questa idea di qualcosa che era una singolarità, si dice, cioè un puntino, poi esplode, no? Ecco,
Questa cosa qui c'è un errore diffuso, perché uno, risolvendo le equazioni della relatività generale di Einstein, che non funzionano per l'universo piccolo, per l'universo alle origini, se le risolve le porta all'estremo, quindi sbagliando, allora ottiene una singolarità, allora ottiene che partirebbe da un punto proprio. E quindi questa cosa, insomma, si può leggere qualche libro, qualcosa, questa diciamo è sbagliata. Okay? Tendenzialmente, diciamo, quello che si tende a pensare oggi, ovviamente va pensato in più dimensioni, è che anche all'origine c'era uno spazio piccolissimo, verosimilmente veramente piccolo, che poi si è espanso fino ad oggi. Questa è, diciamo, la teoria del Big Bang, insomma, sintetizzata al massimo. Ovviamente rispetto a quelle che sono il nostro percepito del quotidiano, sono cose che un pochino escono, no? da quello che noi pensiamo di solito, però chiaramente quando si va nell'estremamente grande o nell'estremamente piccolo, quella che è la nostra percezione sensoriale, diventa un po' difficile. E a questo punto io vorrei aprire una parentesi e raccontarvi come è fatto il mondo. Questa è un'altra domanda molto interessante, alla quale si sono date varie risposte. Oggi quello che pensiamo è che è fatto da una teoria che noi chiamiamo modello standard, l'ultimo tassello è il bosone di Higgs 2011-2013 al CERN di Ginevra, e vi parlo di alcune tappe fondamentali per capire qual è il progresso della scienza, perché noi lo guardiamo di solito al contrario, cioè sappiamo già la risposta alla fine, cioè il problema è andare a vedere che cosa è successo. Allora, vedete, quando Mendeleev, 1870 circa, lui ha fatto la tavola periodica, questa è, diciamo, l'immagine di una tavola periodica come l'ha scritta lui, oggi noi la scriviamo in modo un pochino più colorato. Ecco, quello che questi oggetti sono stati chiamati atomi, e quello che uno poteva pensare per circa due secoli sarebbe stato un errore, perché non restava sulla domanda come è fatto l'universo, come è fatto il mondo, ma sarebbe stato sulla risposta, cioè ho capito come funziona. Poteva pensare che avevo una serie di mattoncini, per esempio l'idrogeno, l'ossigeno, con i quali faccio tutto il mondo, cioè prendo l'idrogeno, prendo l'ossigeno e ho fatto l'acqua, dopodiché prendo carbonio, qualche altra cosa che poi andremo a vedere, e posso fare lei laggiù, o lui lì, faccio le persone, posso fare le sedie, devo solo combinare questi mattoncini in modo diverso, atomi vuol dire indivisibili, uno potrebbe pensare ho capito come è fatto il mondo. La realtà dei fatti è che circa due secoli dopo si scopre che non è così, però la cosa che vi voglio far vedere, qualche anno dopo quella scoperta, viene scoperta una cosa ancora più incredibile, ed è per mostrarvi, facendo un esperimento, cosa fanno? Mettono una lamina d'oro, questo lo fanno Rutherford e i suoi collaboratori a partire dal 1909, diciamo, e avevano appena scoperto certe particelle che, non sapendo bene cos'erano, avevano chiamato particelle alfa, quando uno non sa bene cosa, come chiamare alfa, beta, gamma, tutti i nomi buoni, ok? Oggi sappiamo sono nuclei di elio, che alcuni materiali naturali emettono. E le hanno iniziato a usare in una serie di esperimenti. Con una lamina d'oro hanno provato a spararle contro e a vedere cosa veniva fuori. Hanno fatto, diciamo, si chiama setup dell'esperimento, diciamo, tipo hanno messo un rivelatore il più possibile attorno. Questo, diciamo, è la descrizione esatta. E però che cosa viene fuori? Loro si immaginavano un atomo fatto così, una specie di panettone, tutto costituito da una grande carica positiva e delle cariche negative attorno, che si muovevano in un circolo, insomma, ad anello, in qualche modo, e pensavano di spararci le particelle e probabilmente l'avrebbero dovuto attraversare, quindi questo è quello che si aspettavano succedesse. Quello che succede invece è che queste particelle vengono rimbalzate dappertutto, poche ad angoli superiori di 90 gradi, cioè poche tornano indietro, la maggior parte passa attraverso, quindi deve esserci qualche struttura strana. Cosa emerge? Dopo due anni, il modello dell'atomo di Rutherford, che ha una caratteristica importante, che ve la segnalo, perché anche questo è fuori dal percepito. Quello che emerge è che
gli atomi da cui noi siamo fatti, gli atomi per lo più sono vuoti. Noi siamo fatti da atomi, per lo più siamo vuoti, spazio vuoto. La materia è vuota, ossia tutta la massa, quasi tutta la massa è concentrata nel nucleo che è piccolissimo. Perché ho messo un campo da calcio qua? Perché, per rendere l'idea, uno prende una monetina da 50 centesimi, quella è la grandezza del nucleo di un atomo, tipicamente, tutta la massa sta lì, la metto a centrocampo e tutta la massa di un atomo sta nella monetina da 50 centesimi a centrocampo. E gli elettroni stanno, girano in una nuvola probabilistica dove ci sono le porte di calcio. Campo da calcio 100 metri lungo. Quindi quando noi vediamo gli atomi disegnati in tutti i libri e disegnati anche qui, vedete, no? Anche nel mio disegno, questo, diciamo, è totalmente falso. Non è per niente in scala. Il nucleo sarebbe un punteo minuscolo se dovessi disegnare questa distanza, ok? Perché, diciamo, di fatto è molto diverso da quello che noi percepiamo, perché noi come percepiamo i corpi e il mondo? Gli atomi si legano in molecole, c'è la luce che ci rimbalza, noi abbiamo gli occhi che sono dei rivelatori fantastici e ci permettono di vedere il mondo come è fatto, ma abbiamo una percezione che è diversa da com'è strutturalmente il mondo. E capite che questa scoperta qui, uno dice straordinaria, ma chi se lo sarebbe mai aspettato? E attenzione, proprio per dire com'è il percorso della scienza, perché penso che anche un po' tutti voi ricorderete, non so i giovanissimi se l'hanno ancora fatto, ma gli atomi dentro nel nucleo hanno protoni e neutroni e gli elettroni che girano attorno. Uno avrebbe potuto dire per un po' di anni, fantastico, ancora più semplice, ho solo tre cose e faccio tutto il mondo, perché cambio il numero dei protoni e dei neutroni all'interno dell'atomo, no? Cambio il numero degli elettroni attorno e se ne metto uno solo faccio l'idrogeno, se ne metto otto faccio l'ossigeno, alla fine ho solo tre cose e con questi tre mattoncini faccio tutto il mondo. 1964 vengono teorizzati i quarks, che stanno all'interno dei protoni e dei neutroni, che oggi pensiamo siano i costituenti ultimi della materia, finché non succederà magari che domani ci accorgeremo che invece non funziona così, sempre perché dobbiamo stare sempre sulla domanda, cioè dobbiamo sempre chiederci ma com'è fatto il mondo, ma questa spiegazione qua funziona? Ecco, tante cose le capiamo e tante cose no, e adesso diciamo cercherò, qui vado un pochino più veloce perché diciamo, se no diventiamo un pochino troppo specialistici, però questo descrive quello che abbiamo capito fino adesso di come è fatto l'universo in una tabella, potrebbe essere anche peggio, però insomma diciamo è abbastanza così. Questi, poi ci sono anche le antiparticelle, per questioni di campanilismo, cioè c'è un modo di esprimere quella tabella, cioè l'universo come noi lo conosciamo, dividendolo in due grandi famiglie, i fermioni, che prendono il nome da Enrico Fermi, e i bosoni, che prendono il nome da Bose. Uno può dividere quella tabella in queste due grandi famiglie. Anche qui ci sono tante cose interessanti, mi limito solo a dirvi una cosa che è abbastanza affascinante. Allora, noi siamo fatti da particelle che si chiamano fermioni, e prende il nome da Enrico Fermi, che ha scritto una distribuzione statistica a cui queste particelle obbediscono. 1925, aveva 25 anni. Queste particelle hanno una caratteristica: occupano spazio. Infatti noi in questa stanza potremmo essere magari 1000 persone mettendoci tutti, poi per quanto vogliamo forzare più di un certo numero non riusciamo a entrare, siamo fatti da fermioni. Se fossimo fatti da bosoni, che rispondono a un'altra distribuzione statistica, per esempio se noi fossimo fatti di luce potremmo stare in infinite persone qua dentro. Allora, sempre per dire cose che penso siano interessanti è, allora abbiamo capito tutto almeno per ora? No, ci sono tante cose che non abbiamo capito e naturalmente le cose che non abbiamo capito sono la parte più interessante. Sicuramente no. Allora, provando ad andare diciamo un po' rapidi, quindi semplifico un po'
lo stato delle cose, però vedete questo 4,9% di materia ordinaria? Ecco, questo è quello che pensiamo di aver capito. E questa parte qui è l'universo che vediamo, noi inclusi, ok? Rientra in questa parte qui. Poi quello che succede è che ci sono dei fenomeni che noi vediamo che non riusciamo a spiegare per nulla, e allora per ora abbiamo fatto delle teorie che ci deve essere una cosa che chiamiamo materia oscura. Quanta ce n'è? 5 volte di più di quella ordinaria, se non ci tornano i conti, vi mostrerò insomma che cosa non ci torna. Dopodiché, diciamo, dal 1998 in poi è venuto fuori un altro problema su come si allontanano le galassie, e quindi ci manca ancora energia. Quanta energia? 70% di tutto. La morale è che il 95% di quello che noi vediamo nell'universo non sappiamo cos'è. Vuol dire che abbiamo solo teorie, non abbiamo nessuna misura, e diciamo delle cose che vengono a questo. Chiudo la parentesi su questa parte e adesso racconto questo pezzettino di storiella sulla relatività generale. Allora, nel 1915-1916 Einstein pubblica la teoria della relatività generale. Perché un pochino più avvezzo ai lavori, nel 1905 fa la relatività speciale, spazio, tempo. Nel 1915, quando fa la teoria della relatività generale, aggiunge la gravitazione. Con che intento? Quello di descrivere con un modello matematico l'universo intero, un ambizioso. Questa, diciamo, è un'equazione che in realtà si usa per, così come sintesi, ma è un set di equazioni molto complicato, no? Per esempio questo qui è un tensore piuttosto articolato, c'è una matematica molto pesante dietro, hanno contribuito anche molti illustri matematici, tra cui vari matematici italiani. Cosa succede? Che neanche ha fatto questa teoria, che sembra però estremamente interessante, come la fa il successo, che già si trova con un problema. Vi mostro il problema. Allora, se si prende una sfera di spazio dove dentro ci stanno delle galassie, quello che succede, per come ha scritto lui l'equazione, è che queste galassie non starebbero in equilibrio. Cioè, una galassia che sta qui, verrebbe attratta dalle altre andando verso il centro, le altre a loro volta si comporterebbero allo stesso modo. Quindi cosa succederebbe? Succederebbe che col passare degli anni, miliardi di anni, l'universo tenderebbe a collassare. Cosa che invece non si vedeva. Anzi, cosa pensava Einstein nel 1916? Non pensava al Big Bang. Pensavano allora alla cosa più probabile, che l'universo fosse statico. Perché? Perché è la cosa più ragionevole, ossia io guardo gli occhi al cielo, vedo com'è, vedo come stanno le galassie, vedo come stanno le stelle, e la cosa più probabile è che domani saranno uguali e che ieri erano uguali, perché questa è, diciamo, la massima ragionevolezza, ok? Quando non so nient'altro, penso così. Allora quello che succede è che lui scrive quelle equazioni, si accorge che scrivendo quelle, mentre ci sono una serie di robe su cui ci prende molto bene e quindi la teoria sembra buona, ha questo problema. Allora che cosa fa? Come dicevo, quando guardo il cielo e invece vedo che non succede questa cosa e ho scritto una teoria che la fa succedere, cambio la teoria, ovviamente. Non posso certo cambiare l'universo. E allora lui che cosa fa? Aggiunge alla sua equazione un parametro, che poi in questa storiella che vi racconto ha un'importanza anche attuale, aggiunge un parametro che chiama costante cosmologica oppure lambda, che cosa fa questo? Si oppone alla gravità tra galassie, e quindi quello che succede è che aggiungendo quel termine con le sue equazioni riesce a bilanciare questo effetto che ci sarebbe stato, è tutta della teoria, e così, diciamo, scritta in quel modo funzionano, e anche in pace col fatto che l'universo è statico, che era quello che pensavano allora.
cosa succede nel frattempo? Che siccome la teoria della relatività sembrava già ottima, appena uscita, si cerca un esperimento vero, qualcosa che vedo con gli occhi, che misuro con gli strumenti, per dire è giusta questa teoria. Allora, la teoria della relatività prevedeva, tra le varie cose, che lo spazio viene curvato attorno alle masse, più grande la massa più lo spazio viene curvato, la luce viaggia dritta, se lo spazio è curvo, essere dritto vuol dire seguire queste linee. Quindi quello che doveva succedere è che se ci sono stelle che geometricamente stanno dietro il Sole e che io non potrei vedere dal punto di vista geometrico, strettamente geometrico, senza la geometrico, senza la teoria della relatività, se la teoria della relatività è valida e lo spazio è curvo, questa linea qui in realtà è dritta per la luce e quindi io dovrei dalla Terra essere in grado di vedere stelle che stanno dietro. Ora c'è un difetto fondamentale per guardare le stelle dietro il Sole ed è che il Sole è acceso. Allora, non potendo spegnere il Sole, nel 1919 c'è un'eclissi totale di Sole. In due parti al mondo, in particolare, sono i due luoghi, vengono organizzate due spedizioni, una delle due è buona per fare l'osservazione, quindi nel momento in cui c'è l'eclissi, ho qualche minuto per cercare di scattare una serie di foto e vedere se mi compare qualche stella a lato, che dal punto di vista astronomico io mi aspetto che sia dietro. Ora questa cosa riesce, funziona, si considera essere il primo esperimento reale che dimostra la teoria della relatività funziona. Più recentemente c'è stata la rilevazione delle onde gravitazionali, okay, che sapete sono stata di grande interesse recente. Quindi questa cosa qua, diciamo, è grande interesse. Qui vi ho messo questo solo per mostrare, no, proprio quanto quello che succede nella realtà può essere un po' distante da quello che noi percepiamo. Se c'è un buco nero, che masse grandissime, lo spazio viene proprio curvato in maniera molto importante e guardate una stella che manda la luce, che percorso fa la luce. Questa è un'osservazione fatta dal telescopio Hubble e dove lui la vede realmente, no? Quindi diciamo sono cose, diciamo, assolutamente affascinanti. Quindi teoria della relatività, anche facendo i conti, ci prendeva molto bene su quelli che sono la differenza tra l'angolo di dov'è la stella realmente e dove tu la vedi, okay? Quindi una teoria che ci prendeva molto bene. Comunque, che cosa succede? Che negli anni successivi vengono fatti un po' di calcoli e si vede che le equazioni della relatività comunque non sono compatibili con un universo statico, nonostante il trucchetto che aveva fatto Einstein, quindi quella aggiunta. Però la grossa scoperta, quindi una scoperta che cambia lo scenario, cambia il percepito di come funziona l'universo, è nel 1929. Poi noi dobbiamo sempre pensare che nel frattempo il mondo, cioè prima era in guerra, poi nel 1909, no, c'è la crisi. Quindi sono un piccolo numero di persone che si occupano di queste cose, no? Mentre il mondo, diciamo, vive tutta una serie di altre vicende. Comunque lui cosa fa? Hubble scopre che le galassie si allontanano le une dalle altre con una velocità tanto maggiore quanto è maggiore la distanza tra di loro. Cosa vuol dire? Vuol dire questo: se guardo una galassia vicino a me, si allontana da me. Non è statica, non ci stiamo muovendo tutti alla stessa velocità, lei si allontana da me. Se guardo una galassia più lontana, anche questa si allontana da me, ma più rapidamente. Poi se guardo una galassia lontanissima, si allontana velocissima. Allora, ci sono dei modi, però anche qui, diciamo, può diventare un pochino pesante andare nel dettaglio, ma solo per farvi capire come fa uno a dire che una galassia quanto è distante, come fa uno a dire quanto veloce va. In realtà ci sono dei metodi, per esempio se uno guarda una stella, per esempio, prima guarda il Sole, poi guarda delle stelle in altre galassie,
come noi con la luce, con un prisma, la possiamo decomporre in tanti colori, così esistono degli strumenti che ci permettono di osservare una sorta di codice a barre di ogni stella. Perché ci sono, vedete, delle righe che si spiegano bene con la meccanica quantistica e col fatto che gli elettroni degli atomi che compongono le stelle, l'idrogeno, l'elio in buona parte, possono saltare solo da un livello a un altro di energia nota. Insomma, che cosa si vede? Si vede che il codice a barre, permettetemi il termine, del Sole è di un certo tipo. Se vado a vedere una stella più lontana, fatta con elementi simili, sempre principalmente con idrogeno e elio, vedo che queste righe sono un pochino spostate verso il rosso. Guardo galassie più lontane, questa cosa succede ancora di più. Si chiama redshift. Vi mostro come funziona. Funziona così. Mi sentite lo stesso, no? Un attimo. Allora, questa che ho messo su questa banda elastica è un'onda di luce che ha una certa frequenza e una certa lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda è una cosa caratteristica, diciamo, di questa onda, ed è la distanza tra due picchi. Forse qualcuno che ha buona vista vede un segnetto tra uno e l'altro, no? Comunque tra due picchi quella si chiama lunghezza d'onda. Ora, se l'universo fosse statico, questa si muove così. Siccome invece, come abbiamo detto all'inizio, lo spazio dell'universo si espande, cosa succede quando quest'onda si muove in uno spazio che si espande? Se io espando lo spazio, cambia la lunghezza d'onda. Cambia la lunghezza d'onda, cambia il colore della luce di quest'onda. Quindi in uno spazio che aumenta succede che i colori che io vedo tendono ad andare verso il rosso, perché sono quelli che hanno la lunghezza d'onda più alta. Allora, a questo punto, questa già prova formidabile, poi non andiamo troppo nel dettaglio, questo è ad esempio un metodo per misurare le distanze delle galassie, però se no poi finiamo alle 8 di sera e si può fare il conto vedendo come varia ad esempio la luce dei lampioni della strada, no? Uno può stimare la distanza, allo stesso modo viene fatto con le stelle delle galassie. Comunque, a questo punto, se l'universo si espande, inizia a nascere l'idea che allora probabilmente all'inizio era piccolo e poi si va espandendo, no? E in più, a quel punto Einstein ha risolto il suo problema. Dice, ma se si espande, allora non serviva proprio quel termine che io ho aggiunto, perché visto che si espande e quindi c'è uno spunto iniziale, quel termine lambda non serviva. E lui dichiara, la costante cosmologica, quella aggiunta che ho fatto, è stato il più grande errore della mia vita. Non serviva. Ora però, che cosa succede? Succede che vengono fatte una serie di scoperte e questa, diciamo, è piuttosto interessante. Allora, quando si inizia a elaborare la teoria del Big Bang, quindi si va verso le origini, diciamo, naturalmente c'è un problema di capire i primi istanti dell'universo. Allora, quello che succede, diciamo, è che detto che sull'inizio tanto non lo sappiamo, no? Però quello che ci aspettiamo è che dopo i primi minuti di nascita dell'universo, succede che l'universo mano a mano che dopo che nasce è caldissimo, poi diventa sempre più freddo e sempre più largo. Mano a mano che è freddo si formano alcune strutture, quindi dopo pochi minuti si formano dei nuclei di atomi leggeri, idrogeno, elio, quindi si formano qui i nuclei dopo pochi minuti. Ecco, dopo 380.000 anni da quello che noi pensiamo sia l'istante del Big Bang, quello che succede è che si è raffreddato a sufficienza perché da una specie di plasma in cui c'erano questi nuclei, gli elettroni sbattevano eccetera uno con l'altro, quindi una sostanza così molto densa, succede che i primi elettroni si agganciano ai nuclei formando i primi atomi. Sono elettroni che hanno tantissima energia. Quando perdono energia, si capisce bene con la meccanica quantistica, questo è un processo che abbiamo capito, emettono dei fotoni. Questo succede qui, vedete questo colore?
vengono emessi dei fotoni circa 13 miliardi di anni fa. Ora, se fosse vera la teoria del Big Bang, almeno diciamo abbastanza vera fino a qui, noi questi dovremmo poterli vedere andando a guardare nello spazio. C'è essere una traccia di questo momento. Anche perché subito dopo quello che succede è che ci sono delle nuvole, si formano delle nuvole molto dense di idrogeno, queste chiamate diciamo anni bui, no? Dark Ages, e qui invece non c'è luce fino diciamo a una ricombinazione successiva. Ora, questo fenomeno che noi pensiamo sia successo chiaramente è stato oggetto di investigazione. Se noi andiamo a guardare la storia dell'universo, vedete, siamo qua dove c'è questo disco prima della formazione delle stelle, che per inciso ve lo anticipo è la cosa più distante che noi siamo riusciti a vedere e la cosa più vicina alle origini dell'universo che siamo riusciti a vedere. Come siamo riusciti a vederlo? Inizialmente per sbaglio, come voglio dire spesso accade sia nella vita che nella fisica. La reazione cosmica di fondo si chiama, è scoperta nel 1964, come era stata costruita un'antenna di questo tipo, si chiama antenna a corno, qui da questo lato è bucata, da uno dei lati poi a quattro pareti qui, no? E costruiscono questa antenna per radiocomunicazione con dei palloni satellitari. Siccome avevano bisogno di un segnale molto sensibile, la raffreddano, tirano via anche tutti i piccioni che facevano i nidi per essere sensibili, a un certo momento vedono che c'è un rumore di fondo fisso e dicono: ma come togliamo questo rumore? Le provano tutte, dopodiché non era un rumore, era la misura di quella radiazione. A quel punto diciamo si è iniziato a studiare e abbiamo dei satelliti nello spazio, che sono satelliti europei che hanno fatto un'indagine molto profonda di come funziona, e questa diciamo è considerata una delle prove importanti che, per cui si pensa che la teoria del Big Bang effettivamente ci pigli abbastanza, ok? Almeno fino lì. Anno di rivoluzione in tutto il discorso che abbiamo fatto, 1998, in cui uno studio fatto sulle supernove, sono delle stelle più grandi di quella del Sole, 9-10 volte più grandi del Sole, il Sole non è destinato a diventare una supernova, sono stelle più grosse, più massicce, che esplodono con esplosioni spettacolari nello spazio, ci danno una serie di informazioni, sono molto luminose, le possiamo vedere anche quelle molto più lontane. Ora, quello che si è scoperto è che le galassie lontane vanno più veloce di quello che ci aspettavamo. Cioè, che cosa succede? Che in realtà non è solo che le galassie più lontane vanno più veloce, ma col passare del tempo accelerano, vanno, cioè come se premessero sull'acceleratore, e non è che solo si allontanano, premono sull'acceleratore. Allora cosa succede? A quel punto il modello della relatività generale non funziona più, perché non lo prevedeva, non lo spiega. Allora quello che si è pensato nel 98, Einstein era già morto, se ricordo correttamente nel 55, è quello che si pensa che nel 98 insomma siamo, diciamo, l'altro ieri. Allora si riprende la lambda che aveva aggiunto lui, solo che si mette con l'altro segno dall'altra parte, perché mo invece di evitare che le galassie si attirassero una con l'altra, mo sembra che si respingano. Dopodiché come mai succede? Boh. A cosa è dovuto? Boh. E quindi l'idea è di dire: ci sarà qualcosa, la chiamiamo energia oscura, non sappiamo cos'è, quanta ce n'è? Un sacco, perché queste galassie continuano ad accelerare allontanandosi, la chiamiamo anche energia del vuoto, perché dà l'idea che più aumenta il vuoto, più aumenta un'energia repulsiva, come se tra le galassie, più si allontanano. Non abbiamo capito tanto più di così. Quindi capite quanto ci resta ancora da capire, perché probabilmente il fatto che sia così tanta questa energia che ci deve essere, se no non ci spieghiamo l'osservazione che abbiamo fatto, che può darsi che ci sia qualcosa di fondo che sbagliamo, cioè che tutto il racconto di questa sera potrebbe essere che poi uno tra un po' di anni lo fa completamente diverso perché c'era qualcosa che sfuggiva, e questa possibilità bisogna sempre lasciarsela aperta, cioè al fatto che quello che abbiamo costruito fino adesso
bisogna sempre dubitare. Oltre questo, ci manca ancora la parte di materia oscura. Questa è abbastanza affascinante. Uno dei motivi per cui deve esserci è il seguente. Ora, se noi alzassimo, teoria, gli occhi al cielo di notte, sono delle galassie a spirale, sono fatte circa così, vedete, no? Hanno come delle braccia, succede che queste ruotano. Ora, quello che succede è che le stelle più distanti ruotano attorno al centro della galassia con una velocità tale che rispetto alla massa che io mi aspetto ci sia al centro si dovrebbero sganciare e andare in giro per lo spazio. Queste stelle qui girano così veloci, e come fate conto, se la Terra che gira attorno al Sole girasse molto più veloce si dovrebbe sganciare. Quindi il problema qual è? Che io quando osservo, allora, se faccio i conti con la fisica che conosciamo, il modello standard, tutte le leggi, quello che abbiamo capito fino adesso, a noi ci verrebbe che la velocità, diciamo, dovrebbe, mano a mano che mi allontano dal centro della galassia, dovrebbe diminuire, stelle più lontane dovrebbero andare a una certa velocità, quella che misura è molto maggiore. Allora, perché restano attaccate? Allora uno dice, beh, potrebbe esserci dell'altra massa, però non la vedo, non la so misurare, però vabbè, allora intanto la chiamiamo materia oscura, ci dovrà essere, almeno, voglio dire, andiamo avanti, e uno fa la teoria. Dopodiché ce ne sono varie teorie, ci sono vari esperimenti che adesso cercano di capire questa materia oscura che si pensa ci debba essere, di cui non conosciamo niente se non in teoria, perché non abbiamo nessuna misura. Sotto il Gran Sasso si stanno facendo vari esperimenti e varie misure per capire se si riesce a trovare qualcuna di qualche particella che potrebbe comporla. Per ora, diciamo, però non ne sappiamo niente, eccetto che la dobbiamo mettere, se no non ci tornano i conti rispetto a quello che vediamo. Queste galassie sembra che facciano un tipo di fisica diversa. Passo direttamente a dirvi una cosa interessante che anche probabilmente sfugge: come siamo fatti noi, quindi come è fatto l'universo, come è fatto il mondo, come siamo fatti noi. C'è una cosa interessante, no? Allora, vabbè, noi sappiamo che siamo fatti in buona parte d'acqua, poi siccome l'idrogeno è molto più leggero dell'ossigeno, insomma al 65% noi siamo fatti d'ossigeno, ok? E azoto al 3%, l'atmosfera invece al 78% è fatta d'azoto, e poi abbiamo una serie di altri atomi all'interno di questa composizione chimica di un essere umano, ok? Allora, la domanda è: se uno pesa 100 kg, fate conto, 65 sono d'ossigeno, 10 sono di idrogeno. Allora, i 10 kg di idrogeno sappiamo da dove arrivano, perché l'idrogeno si è formato circa 13 miliardi di anni fa, quando, vi dicevo, si sono formati i primi nuclei e i primi atomi, ok? Molto dell'idrogeno arriva da lì, e va bene, questo so. Ma gli altri elementi, dov'è che si sono formati? Cioè, com'è che ci sono? Com'è che io sono fatto per peso meno di 100 kg, eh? Però come mai che io ho circa 15 kg di carbonio dentro? Chi ha fatto il carbonio? Allora, non è stato il Big Bang. Le stelle come il Sole, di grandi come il Sole, bruciano l'idrogeno, no? Però non fanno elementi più pesanti dell'elio, tipicamente. Quindi non è stato il Sole, al suo stato attuale, a fare gli elementi sulla Terra. Quindi chi è stato a fare gli elementi sulla Terra? Allora, quello che è successo è che l'universo si pensa abbia circa 14 miliardi di anni, il sistema solare si pensa a 5 miliardi di anni. Quindi quello che deve essere successo è che circa 5 miliardi di anni fa una o più stelle gigantesche sono esplose come supernove, e queste stelle sono una sorta di forno a fusione che fanno elementi sempre più pesanti quando finiscono la vita, e quando esplodono mandano in giro elementi di ogni tipo. E qui per esempio, diciamo, ho messo questa è osservata da, quindi non è sicuramente stata lei, però diciamo è una supernova, per far capire solo quanto è grande, una supernova che esplosa nella nostra galassia nel 1054. E c'è questa osservazione, ve l'ho scritta se qualcuno vuole leggere, dei colleghi cinesi dell'epoca, che dicevano che per 20 giorni si è vista di giorno il bagliore, per 20 giorni si è visto di giorno, per dire quanto energia hanno. E queste diciamo, effetti tipo supernova hanno generato galassie che hanno ricchezza di tipi di atomi. Quindi noi siamo
Stella sicuramente almeno di seconda generazione e abbiamo così disponibilità ampia di tantissimi. Quindi la sostanza è che l'idrogeno nel nostro corpo ha circa 14 miliardi di anni e poi invece abbiamo altri materiali, insomma atomi, che arrivano da circa 5 miliardi di anni fa. L'immagine che uno può portare a casa è che noi siamo letteralmente polvere di stelle, siamo veramente polvere di stelle dal punto di vista chimico. Allora, un'altra cosa che non abbiamo capito, questa diciamo abbastanza interessante, cerco di navigarla molto rapidamente. Allora, una cosa che noi vediamo negli acceleratori, per esempio al CERN di Ginevra, è che quando facciamo scontrare delle particelle ad altissima energia, si producono tante particelle quanti antiparticelle. Ora, la questione è che al momento della nascita dell'universo, la fisica che abbiamo capito adesso ci dovrebbe essere stata prodotta tanta materia quanta antimateria. Ora, materia e antimateria hanno questa caratteristica che quando si incontrano annichilano e producono un'enorme quantità di energia, secondo la nota legge di Einstein è uguale a mc quadro, convertendo massa in energia. L'argomento è che però noi siamo tutti fatti di materia, l'antimateria non, nel nostro universo la produciamo in laboratorio, ma circa non ce n'è. Ora, c'è un esperimento lanciato nel 2011, sta sulla Stazione Spaziale Internazionale, sta guardando, vedete qui questo logo che ha, sta guardando se per caso ci sono zone molto distanti dell'universo dove ci sono antigalassie, magari con antipianeti, cioè tutta roba fatta da antiparticelle. Chiaramente, se non fosse successo che materia e antimateria si separavano, o se non fosse successo che l'antimateria fosse sparita, diciamo, in qualche modo, non abbiamo capito come, noi non potremmo vivere, perché continuamente se ci fossero pezzi di antimateria succederebbero, diciamo, disintegrazioni continue. Cioè, l'universo che noi conosciamo è reso possibile dal fatto che o l'antimateria è sparita e non sappiamo come, perché noi pensiamo che sia uguale alla materia solo fatta con le antiparticelle, quindi non sappiamo come, oppure che magari si è separata e quindi ci sono zone della galassia dove c'è l'antimateria e basta, e quindi siamo separati. Quello che si fa è si aspetta che arrivino dei raggi cosmici fatti da antiparticelle, e quindi questo esperimento prova a guardare questa cosa. Allora, sul come va a finire l'universo, direi, però rapidamente, o continua ad espandersi tantissimo e quindi alla fine, diciamo, si cala nel freddo totale, scenario Big Freeze, c'è lo scenario Big Crunch che però, diciamo, è abbastanza improbabile, cioè oggi si pensa abbastanza improbabile, in cui, come quando lancio una palla in aria e poi mi torna indietro, no? Quindi si sta allargando l'universo e poi a un certo momento si ricomprime e voglio dire finisce tutto schiacciato, ok? Poi c'è un altro finale che è abbastanza interessante, detto Big Rip, in cui questa energia del vuoto, come dicevo, aumenta così tanto che di fatto tutte le cose si sfaldano fino ad arrivare con quelle particelle, così diventa così alta che anche gli atomi non si legano più. Dal punto di vista delle stelle, una parola, questo è il mondo di notte, è molto interessante, se uno, cioè cambiamo il punto di vista, invece di metterci noi al centro, guardiamo da loro, da cosa vedono le stelle. Allora, non serve essere, diciamo, particolarmente intelligenti per vedere chi sono i ricchi e chi sono i poveri, basta guardare il mondo di notte. Chiaramente, diciamo, buona parte di questa illuminazione va verso l'alto, quindi anche se viene un alieno direbbe, però non è che proprio siete tanto intelligenti, illuminate per terra, insomma, poi vabbè, ci sono le riflessioni eccetera, però diciamo chiaramente si potrebbe fare meglio. Sul fare meglio ci tengo a mostrare questa foto. Questa è Santa Maria Maggiore di notte, tutta illuminata a LED e va benissimo, è accesa tutta la notte, no? Allora forse bisognerebbe ad esempio ragionare, magari alcuni monumenti sì, sempre accesi, no? Altri magari alle 2 di notte li spegni. La consacrazione, no? Il quinto secolo, per quanti secoli è stata spenta quella chiesa di notte? Quindi a parte luci per la sicurezza, però uno deve provare a fare una politica di tipo diverso, a Natale sta tutto acceso e non c'è questione. Un'altra cosa che forse può essere carino portare a casa, stelle, desideri, tempi perché si realizzano. Io notoriamente desidero diventare ricchissimo, e allora lo desidero, se lo desidero di notte guardo le stelle, se ho fortuna e becco la più vicina è 4,2 anni luce di distanza. Allora, siccome sapete che l'informazione più veloce della luce non ci va, allora io esprimo il desiderio, al massimo andrà veloce
come la luce, direi il desiderio, di più non ci si va, e quindi arriva la stella. Poi se la stella lo esaudisce, comunque passa più di 8 anni. Allora di notte la cosa più conveniente invece è guardare verso il basso, che c'è il sole, che pure è una stella, 8 minuti arriva, se esaudisce, insomma in un quarto d'ora uno, diciamo, potrebbe riuscire ad avere un desiderio. Quindi insomma, suggerimento è di guardare verso il basso. Su qual è il senso della vita è impossibile rispondere. Poi c'è da dove vengo, invece è più facile, ora vi dico dove vengo, dal lavoro. E allora questa è la famosa palazzina, e ho concluso, ecco, questa è la famosa palazzina di via Panisperna. Questa è la celebre fontana. Per la tradizione l'acqua è stata utilizzata per scoprire i neutroni lenti nel 1934, e in questo corridoio in particolare è stata fatta la prima fissione nucleare dell'uranio indotta dall'uomo, quindi insomma una palazzina che ha avuto una storia importante nella fisica mondiale. E qui dentro noi abbiamo un museo, abbiamo 4.000 visitatori l'anno, vengono anche scuole da Friuli Venezia Giulia eccetera, ma io direi che così ho concluso. Per eventuali domande, prego. Semplice, il punto di origine è lì, nasce 13 miliardi eccetera eccetera, ma a cono o tutto il giro si espande in tutte le direzioni? Sì, allora è un'ottima domanda, perché in realtà anche su questo la risposta sarebbe piuttosto complicata, perché poi ci sono varie teorie, potrebbero esserci geometrie coinvolte molto complesse che ancora ci sfuggono, anzi ci sono varie idee che non è uno sviluppo come noi ci immaginiamo, non so, una sfera che si allarga. Okay. Potrebbe non essere così, soprattutto i primi istanti. Anzi, c'è una teoria chiamata teoria dell'inflazione che, diciamo, adesso è dominante. Quello che sia a questo punto qua. Per cui sì, allora questa è un'altra questione. Potrebbe essere una serie di fluttuazioni di uno spazio di una certa ampiezza con una geometria che non abbiamo ancora individuato. La realtà è che abbiamo grandissime difficoltà ad andare all'indietro oltre un certo punto. Perché diciamo la radiazione cosmica di fondo la vediamo, l'abbiamo vista. Ecco, andare dopo, le cose le riusciamo a capire sulla base delle leggi della fisica che abbiamo capito fino adesso, e quindi interpretiamo pian piano che cosa è successo prima. Sui primissimi istanti è proprio dove siamo più scadenti, perché diciamo lì c'è il limite tra quella che è la congettura pura, no? E però discorso filosofico dopo, esatto, può diventare un discorso, cioè, certo, poi le origini si incrociano con i discorsi filosofici. È chiaro che così dal punto di vista della fisica quello che uno dovrebbe cercare è osservare la natura, descriverla con un modo matematico, provare a inventare delle teorie che possono spiegare cose che non abbiamo ancora visto, poi fare le misure e vedere se sono corrette, no? Quindi questo, e poi uno cambia la teoria e mano a mano ci si aggiusta. Quindi è un percorso molto lungo, e come ho cercato di mostrare varie volte uno può pensare di aver capito e dice ma guarda, ci siamo, poi invece insomma viene fuori che è profondamente diverso. Comunque ha presentato molto bene, grazie. Altri? Lo spazio e il tempo sono nati col Big Bang oppure già c'era qualcosa prima? Allora, anche queste sono domande a cui è molto difficile rispondere, perché noi su prima del Big Bang non sappiamo niente e la teoria del Big Bang non se ne occupa, quindi diciamo lì la risposta dipende. Ci sono tutta una serie di ipotesi per cui la risposta sarebbe sì, però ecco, rientra in parti che sono, ecco, così, congetture, ecco, come si diceva prima. E rispetto alla questione dei social, allora dipende dove si guarda, ovviamente, come tutte le cose, però esistono dei filmati ottimi, bisogna guardare un po' la fonte. Allora, per esempio, non so, il Fermilab ha tutta una serie di cose divulgative estremamente interessanti. Poi il CERN fa... Allora, se uno prende una fonte buona
vuol dire che lì si usa il metodo scientifico, ok? E dopodiché è chiaro che, allora, come appunto qua ci siamo detti, più uno va all'indietro, più diciamo aumenta lo spazio della congettura e diminuisce quanto uno ne sa. Il fatto che possano esistere, per esempio, più Big Bang, i multiversi, delle cose, questo diciamo sono delle teorie che sono fatte. Tra queste teorie ci sono anche teorie di rilievo, di un certo livello, cioè non è che uno dice ah no, non è così. Sono delle teorie, è chiaro che se dobbiamo chiederci tra quanto io quelle teorie riuscirò a validarle, tra moltissimo. E naturalmente quindi si presta, ecco, a un campo molto ampio. Poi ci sono vari tipi di ricercatori, per esempio Enrico Fermi c'era uno che le domande che si poneva erano solo domande a cui pensava di poter rispondere. Quindi lui si faceva anche domande difficilissime, però erano sempre domande che in qualche modo potesse affrontare. E invece ci sono altri fisici che hanno invece il piacere a lavorare su teorie che magari hanno un piccolo aggancio alla realtà, si agganciano un pochino alla realtà e che poi hanno però uno sviluppo teorico molto alto e che cambiando un po' la realtà, è ovvio che sono affascinanti. Prego. Ma in realtà ci sarebbero molte cose, come chiedo, ma le chiedo una in particolare. Lei ha descritto all'inizio questo universo osservabile e quello che non è osservabile, dove diciamo la teoria del Big Bang o quello che è, teoricamente è quello che si vede. E allora la domanda è questa, diciamo, no? E ci si è mai posti una ipotesi, una teoria che questo nostro Big Bang in realtà potesse essere l'esplosione di un grosso buco nero che ha, ovvero i elementi quelli più pesanti, tipo l'uranio, si sono formati nelle stelle o avevano bisogno di qualcosa di più, con più diciamo forza di gravità per poter nascere? No, allora quello che pensiamo oggi è in realtà che allora tutto l'universo è nato con il Big Bang, il quale però non va visto come un punto, ma potrebbe essere qualche cosa che era già infinito, ok? E che conteneva le informazioni che si sono poi espanse, ok? Queste informazioni. E quello che pensiamo in realtà è, diciamo, abbiamo alcune misure che un po' ce lo spiegano, ok? Come diciamo il fatto della radiazione cosmica di Fo, quella che mostravo, che darebbero un'indicazione che è reale che un certo numero di miliardi di anni fa, poi come si dice sulla data si potrebbe anche discutere, questo, cioè abbiamo una serie di misure che pensiamo che sia corretto, dopodiché però magari ogni tanto viene fuori che invece abbiamo un po' sbagliato e quindi insomma ci sta, anche se insomma certe robe sono abbastanza solide, però diciamo quella misura lì della radiazione cosmica di fondo ci fa pensare che con la fisica che abbiamo capito adesso, prima di quella c'era questa sorta di plasma dove poi si sono formati idrogeno, nuclei di idrogeno, di elio, eccetera, e poi si sono agganciati elettroni e poi sono stati emessi dei fotoni, e allora, cioè voglio dire, se è successo così, che ci torna con la fisica che noi abbiamo capito, noi pensiamo che sia andata così, in virtù di quello che abbiamo osservato. Quindi tenderemmo a dire che non è quell'altra ipotesi, perché abbiamo osservato così. Volevo chiedere ancora una cosa che è super relativa. Mi verrebbe da pensare questo, che se l'universo è nato, ha avuto un inizio, e ha avuto inizio anche il tempo in quel momento. Quindi in questo momento l'universo ha un tempo, è nato ed è arrivato fino adesso. E allora, secondo la teoria non c'è un fuori, cioè non è una domanda corretta di cosa c'è fuori, perché l'universo che esiste, in quello che noi pensiamo fosse il Big Bang, era lì, forse infinito, forse no, e si espande spazio e tempo. Quindi diciamo è una domanda che noi facciamo pensando a dei modelli che vediamo con gli occhi, no? Come se fosse un palloncino che si gonfia, non so, che si espande. Poi nella realtà dei fatti però non è così, capito? Quindi in realtà
proprio non esiste un fuori e un dentro, capito? E anche, voglio dire, per esempio, l'idea che Einstein una notte si è sognato la teoria della relatività e l'ha scritta, per esempio, questo è falso. C'è dietro tantissimo lavoro e di tante persone diverse, capito? Le scoperte che ha fatto Enrico Fermi, che conosco in dettaglio, ma sono il frutto di studi enormi. Poi hanno avuto anche l'intuizione, però hanno avuto l'intuizione all'interno del fatto che sapevano esattamente cosa stavano facendo, perché lavoravano, studiavano, eccetera. Quindi, insomma, che poi è un po' l'esperienza, credo, della vita di tutti noi. Ecco, una cosa su cosa fa il centro. Noi abbiamo 6 progetti di ricerca principali. Io, diciamo, mi sto occupando di tecnologie fotoniche e intelligenza artificiale, che è un campo che adesso è abbastanza in sviluppo. E un po' la linea comune è lo studio dei sistemi complessi, quindi l'ente un po', ecco, si muove in questa linea. E abbiamo, diciamo, all'incirca, ecco, afferiscono 80 persone. Come vediamo l'universo oggi? Possiamo spiegarlo pensando che tantissimi anni fa era piccolo, molto caldo, molto denso, e che poi si è espanso. Allora, se lo spiego così, mi tornano tante cose che vedo. Funziona spiegandolo così. Fino al 1964, se ho capito bene, c'era la teoria prevalente, era quella che l'universo non avrà mai fine, perché non aveva avuto mai inizio. Poi lei ci ha spiegato oggi che Parks e l'altro, non mi ricordo come si chiama, che peraltro mi pare abbiano vinto anche il Nobel, sì, con quell'antenna a forma strana, sì, hanno sentito, io dico un fruscio, ma non, sì, sì, va bene, non so cosa hanno sentito, hanno visto, sì. Ma come possiamo dire che quel fruscio era l'ultimo segnale della nascita dell'universo? Ah sì, allora, anche questa è un'ottima domanda, in realtà la storia è un pochino più complicata. Allora, quello che succede è che il fatto che l'universo si espande, quindi l'inizio del modello del Big Bang, 1929 Hubble, quando vede che le galassie si allontanano, tanto più sono lontane, vanno più veloci. Quindi da lì si dice, ah, vabbè, ma se si allontanano così, allora forse andando indietro nel tempo erano tutte vicine. Okay? Quindi da lì nasce l'idea del Big Bang. Una roba non tanto accettata, perché se pensiamo al 1949, Fred Hoyle dice alla radio, conia il termine Big Bang, dicendo alla radio, ma non vorremmo mica credere che esiste un Big Bang da cui poi nasce tutto l'universo, ok? Quindi questo credere in un universo statico, la maggior parte delle persone no, ok? Lui era, insomma, un po' particolare, però il termine Big Bang nasce proprio da un oppositore della teoria, 1949, quindi abbastanza in là, ecco, dopo che già si era accettata. La questione del 1964 è che già era stato teorizzato il fatto che si sarebbe dovuto vedere. Quelli cercano di studiare un'altra cosa e si accorgono che c'è un rumore di fondo, si accorgono da quello che sono i modelli, uno può prevedere cosa si aspetta, cioè uno può misurare l'intensità e come è fatta, avete visto che va a colori diversi quando l'ho mostrata, e succede che, diciamo, non ha tutto lo stesso valore in ogni punto, quindi ha valori lievemente diversi, che hanno una importanza fondamentale per come si sono poi formate le galassie. Quindi quella roba lì sembrava affittare una teoria, dopodiché uno, dopo che è abbastanza ragionevolmente convinto che ha scoperto qualcosa, non è che il Nobel lo prende subito, infatti, poi però gliel'hanno dato, vengono fatte altre misure. Quindi uno costruisce un altro strumento, vede se misura la stessa cosa. Poi, per esempio, il disco così bello è un satellite europeo, sono misure molto recenti. Quindi, diciamo, il fatto che questa cosa quando viene fatta una scoperta, per esempio anche il bosone di Higgs, sono 4 grandi esperimenti, 2 in contemporanea studiavano la scoperta del bosone di Higgs. Perché 2? Competition e collaboration sono le chiavi della ricerca, cioè uno fa gara con l'altro per arrivarci un po' prima, però anche collabora, perché se trova qualcosa dice, guarda, qua c'è qualcosa di interessante, e in più hai la controprova, perché se tu fai un esperimento solo e vedi qualcosa, vacci a credere che poi non c'è un errore, come è successo quando c'era la questione dei neutrini superluminari tra il CERN e il Gran Sasso, ricorderete, qualche anno fa, una serie di errori di misura.
che poi ci si è accorti e quindi data la notizia della grande scoperta poi invece è un errore. Se il punto a cui possiamo risalire, no, è, l'ho detto lei se ho capito bene, infinito, potrebbe essere piccolissimo ma contenere infinita informazione, sì. Se contiene infinite informazioni, va bene, grazie. Sì, però che ci siano un'infinità di teorie che possono spiegarlo, secondo me è giusto, cioè tendere a dire che è giusto, che probabilmente uno può immaginare una serie di teorie, c'è una cosa, infatti, anzi in realtà mi viene in mente lo spunto, per dire una roba importante, c'è un modo di ragionare nella fisica che è fondamentale, che è quello del rasoio di Hockham, ossia che quando io ho più teorie per descrivere qualcosa, la soluzione più semplice è quella giusta. Per questo quella che abbiamo noi adesso è la soluzione più semplice che descrive le misure che facciamo, perché è quella giusta. Non è detto. Potremmo pensare in un'altra, poi un'altra ancora, quella quindi infinite potrebbe essere. Ecco, glielo chiedo perché tempo fa lessi in un libro proprio di astrofisica, cosmologia, arrivando fin dove potevo, no? Quindi fermandomi abbastanza presto, che le teorie del tutto, la teoria del tutto anzi, esiste, però è compresa in un numero di teorie che è rappresentato da 1 seguito da 500 zeri, il che è molto più di tutti gli atomi contenuti nell'universo. Allora ribadisco un po' in forma di replica, ecco, quello che ho chiesto prima. Non è che stiamo usando uno strumento inadeguato per queste ricerche? Quello che posso dire è questo. Dopodiché sull'adeguatezza, io credo che, come avete visto, diciamo, quello che ho cercato di fare è di mettere molto in evidenza tante cose non le abbiamo capite, tante cose ci dà l'idea che forse ci sono errori più profondi, perché le spiegazioni che stiamo dando, insomma, no, sono un po' strane, ecco. Quindi diciamo questo, che sull'inadeguatezza io quello che direi è che molte volte è la chiave, cioè l'umiltà dietro il guardare il mondo e sempre il dubitare. Credo che questa deve essere la cosa che ci guida. Una roba ad esempio interessante è il pendolo, no? Per esempio Galileo Galilei, no? Quando lo scopre il fatto che puoi misurare il tempo, però il sasso e la corda per costruirlo non è che non ce li avevano gli uomini, i romani, o così e colà. Probabilmente gli mancava la domanda giusta per dire lo uso per fare delle analisi, cioè creo lo strumento con oggetti che erano lì a disposizione. Quindi diciamo, trovare il metodo giusto è spesso è la capacità di guardare il mondo sempre con occhi nuovi. E il fatto di sentirsi un po' inadeguati probabilmente è corretto, perché poi quello che l'arroganza frega sempre tutti, cioè questo è così. Il fondatore dell'istituto, Blaserna, era di Fiumicello d'Aquileia. Il fondatore dell'istituto è stato, diciamo, concluso nel 1881 e questo Blaserna non era Italia, diciamo, in quel momento è nato lui, però aveva girato i migliori, era un buon fisico, aveva girato i migliori laboratori d'Europa. E come si usava, ha progettato l'edificio perché fosse un ottimo centro di fisica, e quindi insomma comunque conterraneo, ecco, diremmo. E poi diciamo successivamente si è creato, ecco, questo gruppo di fisici dietro Enrico Fermi, detti i ragazzi di via Panisperna, perché passavano 8 anni di differenza tra Fermi e Majorana, Segre. Prima di tutto volevo ringraziare perché è stato un racconto, l'ho visto molto chiaro, coinvolgente, sincero, complimenti. Sì. 2 domande un pochino tecniche. Da Zwicky fino a questo momento abbiamo fatto tante scoperte, tante cose. Perché non si trovano le particelle pesanti, le WIMP, insomma, della materia oscura? Prima. Seconda, se lei ha visto Interstellar,
ci può spiegare se è vero la parte della quarta dimensione che viene presentata nel film, perché è veramente scioccante. Allora, cerco di rispondere sinteticamente. Sui WIMP è una sigla che sta per particelle debolmente interagenti, se no delle particelle che si pensa esistono, sono teorizzate. Quindi ci sono delle teorie che pensano che esistano e che la materia oscura sia fatta da queste particelle. Ci sono teorie che invece pensano che la materia oscura sia fatta da altri tipi di particelle. Quelle più accreditate sono i WIMP. Per esempio il Gran Sasso è proprio in costruzione, un esperimento di cui abbiamo fatto parte fino all'anno scorso, che cerca di misurarle con la massima risoluzione, la massima sensibilità possibile. Il fatto sta che fino adesso non si sono ancora misurate. Quindi diciamo, abbiamo delle teorie fatte abbastanza bene che le prevedono. Se esistono si dovrebbe riuscire a misurarle nel giro di qualche anno. Poi potrebbe essere che o la teoria sbagliata esistono, sono un po' diverse, oppure che non esistono proprio, quindi diciamo è argomento fatto di dibattito. Ecco, rispetto al film Interstellar, io adesso poi lo ricordo vagamente, quello che ricordo per certo di Interstellar è che la fisica di Interstellar è stata fatta da Thorpe, quindi è fatta benissimo. Cioè, quello che si vede in Interstellar c'è elementi di fantascienza perché c'è l'astronave che viaggia, eccetera. Però la parte di fisica è una parte fatta benissimo. C'è un libro, La fisica di Interstellar, che non ho letto, che magari lo leggo e poi ne rispondo. Però è fatta molto bene. Cioè, il film Interstellar ha, ad esempio, anche quando viene attraversato il buco nero, è una cosa che teoricamente è possibile se, diciamo, il buco nero non è troppo piccolo, allora se no. C'è troppa insomma, se no ti spacca, però diciamo, potrebbe essere vero. Quindi diciamo di fondo queste parti sono legate tutte a teorie possibili e sono viste con un fisico del livello di un premio Nobel, quindi diciamo è in generale. Poi sulla cosa specifica dovrei rivedere, pensare, magari anche studiarci un po', perché poi non c'è niente di banale, ecco. Se lo spazio fosse infinito, cosa c'è oltre? Allora, anche qui il punto è che noi, quello che ha senso chiedersi è il fatto che noi vediamo delle cose e possiamo rispondere sulla base di quello che vediamo e quello che misuriamo. Allora, nel nostro modello, se lo spazio che si estende a un certo momento fosse finito, cioè stiamo dentro quello spazio e quel tempo, cioè non c'è un fuori, è un po' difficile, però l'idea è che lo spazio e il tempo che stava tutto concentrato si va espandendo, si allarga e quello è, non c'è un dentro e non c'è un fuori. Mi rendo conto che non è una grande soddisfazione come risposta. Concludiamo la serata, ringrazio il professor Fabrizio Cocenti.